Ciao a tutti e bentrovati. In questo video vi farò vedere come utilizzare Telegram Web. Per utilizzare Telegram Web, la prima cosa da fare è andare all'indirizzo web.telegram.org. La prima volta sarà richiesto il login. Per fare il login, io inserisco il mio numero di telefono. Devo aver installato Telegram sul telefono, ovviamente, prima di fare questa operazione, quindi lo installo, lo configuro. E adesso mi collego con Telegram Web, quindi inserisco il mio numero, vado su avanti, mi chiede conferma che il numero sia corretto e a questo punto mi è appena arrivato al telefono un codice di accesso. Codice di accesso che adesso inserisco, molto semplicemente siamo già dentro il nostro Telegram, quindi abbiamo Telegram all'interno di un browser, di una finestra del browser. Gli eventuali messaggi che mi sono arrivati li trovo tutti qua dentro, qui c'è un'interfaccia in cui posso effettuare una serie di operazioni che sono comunque limitate rispetto a quelle dell'app, ma comunque quelle più importanti ci sono tutte quante, insomma qui potete vedere le principali. Avete la possibilità per esempio di cambiare la vostra username, potete impostare un'immagine di profilo, potete effettuare anche il cambio del nome e del cognome. In alternativa, vi suggerisce lui stesso di utilizzare il client. Il client si scarica quindi direttamente dalla sezione download di Telegram. Faccio vedere l'installazione su Mac. Quindi apriamo il file. È molto semplice, basta prendere Telegram App e trascinarla dentro le applicazioni. Impiega giusto qualche istante per caricarlo, poi questo lo possiamo chiudere e adesso tra le applicazioni troveremo Telegram App, che naturalmente la prima volta dovrà essere configurato. Consentiamo le notifiche, lo digitiamo qua dentro, quindi lo andiamo ad aprire. Adesso abbiamo il nostro QR code. Quello che vado a fare, anche se voi non lo vedete, ma io lo faccio comunque da qui, è sostanzialmente andare dentro Telegram nella mia app, come spiegato qui in questi tre passi. Poi andiamo su setting, quindi su impostazioni all'interno del nostro telefono. Poi troviamo dispositivi. In questo caso c'è scansiona codice QR, faccio una foto al mio codice. Se non dovessimo riuscire a fare la scansione, possiamo inserire il numero. Successivo, anche in questo caso andiamo a confermare il codice che ci ritroveremo nella finestra di chat Telegram. Ovviamente questo codice, come nel caso precedente, non deve essere divulgato con nessuno. Lo inseriamo e dopo qualche istante troveremo direttamente tutto qua dentro. Quindi tutto quello che c'è dentro Telegram lo troveremo all'interno di questa schermata. Possiamo utilizzare quindi come se fossimo all'interno del telefono, sostanzialmente. Quindi le finestre sono sostanzialmente le stesse. Quando ci saranno delle notifiche verremo automaticamente avvisati. Quindi sostanzialmente è piuttosto comoda come app a mio avviso, anche per non avere sempre il problema di stare col telefono in mano, diciamo, e può essere sicuramente molto utile da questo punto di vista. Telegram non mostra, ad esempio, obbligatoriamente il vostro numero di telefono alla persona a cui state scrivendo, quindi potete utilizzarlo con dei nickname senza esporre il vostro numero. C'è una semplice opzione all'interno dell'app che vi permette di uscire fondamentalmente con un nickname senza esporre per forza il numero. È molto semplice da installare, può essere utilizzato anche su più dispositivi sincronizzati, come abbiamo visto. E i messaggi inoltre possono essere cancellati in qualsiasi momento senza lasciare traccia, quindi sia per il mittente che per il destinatario, a patto che ciò avvenga entro un tempo limite dall'invio del messaggio. È possibile anche creare delle chat temporanee che si autocancellano dopo un certo periodo. I client per Telegram, noi abbiamo visto quelli sul mio Mac, ma potete utilizzare anche quelli per iPhone, per Android.
per Windows, Linux e anche per Mac. I messaggi inviati e ricevuti su Telegram, così come quelli di WhatsApp, non vengono nominalmente salvati sui server di Telegram, quantomeno non viene fatto in chiaro, almeno da quello che ne sappiamo. A mio avviso Telegram, nonostante sia stato criticato a più riprese, è un sistema piuttosto sicuro e anche piuttosto aggiornato. Esiste quindi la funzione web.telegram.org, da quello che abbiamo visto, che permette di utilizzare Telegram dentro una finestra del browser, ed esiste anche l'app desktop che vi ho fatto appena vedere, che è questa, che permette quindi di essere utilizzata all'interno del computer anche quando il telefono è sconnesso. All'interno dell'articolo che ho linkato nel video trovate ulteriori dettagli sul funzionamento di Telegram Web.